Mi è piaciuto il tasso agonistico della squadra che ha interpretato contro un buon Monopoli nella giusta misura la sfida di oggi. È stata una partita sporca, molto tattica, poi magari ognuno la può vedere in un modo. Io ho letto la partita con due palle gol nostre e loro non hanno mai tirato in porta. Una partita tattica, forse il risultato è giusto, però qualche palla abbiamo avuto noi, due clamorose occasioni, una con al tramonto del primo tempo con Antonio Ferrara e un'altra sul finire con Guida. Noi abbiamo giocato con quattro under, loro hanno giocato senza nemmeno un under per l'amor di Dio, ma loro sono una squadra forte, molto forte, partita nelle primissime posizioni e noi siamo una squadra umile, operaia, che al momento sta facendo un capolavoro. Quinto risultato utile consecutivo per il Taranto e si fa un Natale nella griglia playoff. No, 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 il nostro obiettivo è la salvezza. Stiamo facendo qualcosa di letteralmente impossibile pensarlo all'inizio. Questa squadra al momento ha stupito anche me, perché lo dico, ogni partita senza 6-7 giocatori. L'ultimo mese e mezzo abbiamo giocato soltanto con Tommasini, il secondo non ce l'avevamo perché la Monica non è stato bene. Sempre inventarsi ruoli diversi, abbiamo giocato tante volte con Mastromonaco intermedio, no? Abbiamo avuto tanti giocatori fuori a curarsi, ne abbiamo ancora tanti, quindi sicuramente siamo molto molto contenti. Stasera addirittura mancava Antonini, a prescindere dal valore del calciatore, per la prima volta nella sua carriera Formigoni ha giocato da difensore centrale a tre, con due giocatori, Starita e Fella, che non gli davano punti di riferimento. Non abbiamo mai preso un tiro in porta. Nelle ultime quattro partite abbiamo preso un gol a Messina, quindi c'è una crescita continua di questa squadra, però sappiamo che assolutissimamente non possiamo mai pensare di aver fatto qualcosa di importante. L'importante sarà fatto a maggio, se dovessimo raggiungere addirittura la salvezza senza i play-out. Allora a quel punto avremmo fatto un capolavoro. Un ultimo dato, il ritorno del pubblico allo Iacovone non sono ancora i numeri che si aspetta Capuano, però è già qualcosa. Ma all'inizio c'erano 300, stasera quasi 3.000, quindi è un grande successo. Speriamo di portarne sempre di più. Mister Pancaro, commentiamo questo pari senza reti e anche senza emozioni, aggiungerei. Ma è stata sicuramente una partita dai toni agonistici altissima, condizionata purtroppo da una giornata no dell'arbitro, perché all'inizio partita c'è stato insomma, un rigore, l'abbiamo rivisto, netto, che secondo me avrebbe potuto cambiare la partita. Abbiamo provato in tutti i modi a vincerla, penso che i punti avremmo anche meritato, abbiamo fatto sicuramente qualcosa più di loro. Quando non si può vincere non bisogna perdere, quindi mi tengo questo punto e mi tengo soprattutto alla prestazione da un punto di vista agonistico e caratteriale dei ragazzi. Una pioggia di cartellini gialli, soprattutto nella sua squadra. Sì, ma secondo me ingiustificati. Io penso che l'arbitro il primo tempo era un po' in confusione, poi il secondo ha cambiato modo di gestire la gara e le cose sono andate meglio. Il siparietto del quarto d'ora iniziale dell'impianto di illuminazione può avere in qualche modo condizionato, non credo. Ma non lo so, all'inizio onestamente non si vedeva e quindi non si poteva iniziare a giocare, poi il problema è stato risolto e abbiamo giocato. Comunque alla fine penso al risultato giusto per quello che si è visto. Sì, alla fine il risultato giusto, anche se qualcosina sicuramente in più abbiamo fatto noi.